cui puoi trovare dei team che sviluppano della tecnologia strafica più evoluta, più avanzata nel mondo, ma se dal punto di vista imprenditoriale non sono, come dire, up to speed, è difficile decidere per noi di investire in quella startup. Semplifico un po' il processo, no? Per cui bisogna sempre, siccome noi investiamo nelle fasi più embrionali di una startup, quello che per noi conta molto nel processo decisionale è l'elemento, diciamo, il fattore umano, chiamiamolo così, ok? Il fattore imprenditoriale del team. Come lo vedi? Qual è la qualità che vedi sta crescendo? Cioè abbiamo una... Allora, in Italia non mancano le opportunità tecnologiche, i talenti tecnologici, e non mancano i talenti imprenditoriali, assolutamente. Quello che è difficile trovare, ma come in qualsiasi paese, è la combinazione delle due, no? Ed è per questo che noi diciamo sempre che bisogna lavorare insieme ai politecnici, agli atenei, eccetera, però bisogna avere come dire, delle strutture come il nostro acceleratore che mette in piedi un processo che filtra, no? Perché pure noi non è che abbiamo una bacchetta magica o una sfera di cristallo che ci permette di individuare senza ombra di dubbio che ogni volta che decidiamo di investire in un team, nella loro tecnologia, nel loro mercato di riferimento, che ogni volta l'esito sia positivo, no? Al 101%, no. Però mettiamo in piedi un processo che piano piano è un po' come mettere una serie di ostacoli lungo il percorso che ci permette di individuare con un ragionevole grado di certezza che il team, il prodotto, la tecnologia sia investable. Okay? Quindi, ripeto, in Italia non manca nulla, cioè probabilmente non manca nulla, siamo stati in Singapore, siamo stati in Israele, tutti i paesi in Europa, siamo stati in Nord America, ho detto ma scusate, ma che cosa hanno loro che non abbiamo? Quello che forse manca, però sì, esattamente, manca la capacità di mettere un po' a sistema e di fare massa critica, ok? Che cosa intendo con questo? Ecco, noi abbiamo lanciato nel 2015 un gruppo di business angel, vi faccio un esempio, un gruppo di business angel che si chiama Angel Partner Group, qua a Roma, con business angel che infatti investono poi insieme a noi delle startup che tengono dei posti di accelerazione, e abbiamo deciso quest'anno di fondere l'APG, quindi Angel Partner Group con IAG, Italian Angels for Growth, il primo gruppo, no? Perché abbiamo fatto questo? Uno, di nuovo, per fare sistema, fare massa critica, mettere a sistema delle start-up, dei giovani imprenditori, non solo i capitali necessari per no, il carburante necessario per far correre le loro macchine, ma anche il know-how che apporta un gruppo allargato di imprenditori, di investitori, dirigenti d'azienda, il loro know-how nel processo di investimento, insomma, no? Inoltre c'è, manca anche un po' tutta la filiera ad oggi, di fatto, no? Perché noi siamo all'inizio della filiera, poi ci sono i fondi seed, più grossi, diciamo seed, i fondi quelli che fanno Series A, Series B, fino a F, J, quello che è, ok? Quello manca ancora, mancano un po' gli investitori istituzionali in grado di metterci i soldi anche. Jonathan, giusto per dare la tua prospettiva, che evidentemente proviene, diciamo, da un'area estremamente, no, florida, ricca, qual è la percezione che oggi si ha della qualità della startup, parliamo al digitale per ora, della qualità della startup italiana? Faccio un istante di premessa, si diceva exit, ok, giusto per darvi qualche numero. 2018, che è stato un anno in Israele dal punto di vista dell'exit non particolarmente buono, e sono non ci umiliare, però
queste cose 103 deal, per un totale di 12.6 billion. Non prende in considerazione Mellanox appena venduta in Nvidia, che sono 6 billion o giù di lì. Allora, questo è l'altro lato della filiera, okay, che manca, che però è quello che fa sì che ogni bambino israeliano oggi sogna di fare lo startupista, ok? Perché c'ha il cugino, il fratello, l'amico della famiglia, le mie bambine incontrano nell'ascensore un mio dirimpettaio di sotto, che è uno dei founders di Ria, e gli ho raccontato che cosa fa il papà delle loro amiche. Sono super esposti a questo mondo. Allora, la percezione è che in Italia ancora, quando parli con i bambini, che indicano molto, i bambini ancora vogliono fare il cacciatore, la velina. Questo è un paradigma che dobbiamo in qualche modo, che dobbiamo in qualche modo. Però uno dei motivi è probabilmente legato al fatto che gli imprenditori, che pure ci sono in questo paese, vedono questo mercato come ancora poco più che un giocattolo, come una curiosità. E questo fa anche sì che alcuni dei player che potrebbero dare un apporto importante in questo ecosistema, io penso alle grandi industrie che in questo paese ci sono, un parco industriale molto importante, sono ancora ai margini del sistema. Questo è un paese nel quale, se c'è un paese che si deve muovere sul corporate venture, è questo. Questo è un fenomeno che ancora non succede. Io non credo che sia necessariamente una questione di bontà della tecnologia. Come diceva Roberto, la tecnologia in Italia c'è. Il problema è che quando vai a vedere il deal flow di gran parte dei veicoli che poi qui investono, molto spesso degli investimenti tecnologici non sono. Adesso io non so se il motivo è che gli imprenditori, quelli che hanno l'idea e la voglia di mettersi in gioco, poi alla fine sono più dei talenti umanistici, okay? Perché c'è anche questo aspetto di una tradizione italiana dell'imprenditore artista, ok? Passami il termine. Mentre il tecnico fa il tecnico. Forse bisognerebbe anche insegnare un pochino ai tecnici a usare un pochino di più. Cioè, non è che gli israeliani o gli americani sanno tutto quanto, anzi, a volte sbagliano clamorosamente, però si mettono in gioco. E poi c'è l'aspetto sociale del discorso, cioè far saltare una startup è assolutamente legittimo. Le Vindi Waze, Waze l'ha fatta al quarto giro. Io ho avuto l'opportunità di essere il suo consulente in tre vite precedenti, quando avevano una startup che è saltata, che aveva un'idea folle, che era quella di portare la posta elettronica sul telefonino, e all'epoca nessuno capiva perché tu dovessi avere bisogno di leggere una mail sul telefonino. Saltata. Questo tema della riprendo perché qualche mese fa si è parlato molto del fallimento di Mosaico, come se fosse un reale fallimento, ora di là della qualità, no? Però quanto è importante che una vita, che la startup abbia una vita, cioè un inizio, un percorso e una fine, piuttosto che necessariamente sia costruita per essere scalabile. Questa è una, noi siamo cresciuti sul tema della scalabilità, no? Del fatto che è evidente che soprattutto sul digitale c'è una. Però oggi ci dobbiamo anche confrontare con dei mercati che nascono e muoiono in termini abbastanza rapidi, quindi evidentemente sono percorsi che possono essere. Quanto siamo pronti a finanziare qualcosa che oggi abbia un inizio, cioè una vita e una fine prevedibile nell'arco di un certo numero di anni? Poi si diceva stamattina nel convegno di qui sopra che probabilmente il numero di start-up che abbiamo in Italia è un po' eccessivo, superiore a quello. Cioè, come sapete, abbiamo superato 10-11 start-up, 12.000. Quelle registrate. Diciamo che nel venture capital, nel mondo dell'innovazione, le start-up si fanno delle da scuola, no? Sono delle organizzazioni momentanee, temporanee, alla ricerca di un modello di business il cui obiettivo è creare nuovi mercati o distruggere mercati ormai troppo consolidati o sclerotizzati, delle due l'una. Il che significa che rapidamente dovresti capire, in un tempo
determinato se quella startup che hai finanziato o PMI innovativa ha un senso oppure no. Quindi il fallimento è sostanziale e strutturale in questo tipo di approccio. Questo perché presumibilmente, e questa è una delle ragioni per cui metà delle quotate americane oggi sono venture backed e non esistevano, cioè la TVA non esiste più, Panam neanche, e ci sono Starbucks, Tesla, Apple e quello che sappiamo, no? Quindi c'è il rischio rispetto al tema della maturità o meno dell'ecosistema. Io ho una visione positiva dell'ecosistema italiano, penso che ci siano founder, operatori, soggetti, talenti tecnologici, imprenditoriali, credo che ci sia materia. Credo che sia mancato troppo a lungo il capitale per accelerare e questo ha PMIzzato la startup, creando un tessuto intermedio che vive molto a lungo. I tempi di permanenza negli incubatori universitari, come è noto, somigliano alle lungodegenze e questo ha naturalmente reso, se vuoi, l'ecosistema meno cattivo, tra virgolette, perché magari non fallisci mai, però ti trasformi in una ennesima piccola impresa o con un modello della società di consulenza che non è un modello scalabile e così via. Quindi questo è un po' il... Chiedo al nuovo fondo che si sta portando avanti ora, poi parliamo di spin-off, che è uno dei grandi temi dell'Academics, no? Nuovo fondo, no? Dicevo, quanto approcciate questo mondo con la, il timore di fare immediatamente qualche write-off, diciamo, del vostro destino? Allora, è vero che io sono nuova, ma io faccio venture dal 2007 con Dettori, che allora sono stata, diciamo, quasi il leader del programma di Team Club Consult. Da minorenne, quindi. No, sono più vecchia di quello che sembra, però sì, ero piccolina. Però in realtà io non sono d'accordo sul fatto che non ci siano talenti o imprenditori, semplicemente, cioè meglio, sono d'accordo con quello che dice Salvo, perché se pensi che in Germania in una settimana viene deployata sul mercato la stessa cifra che viene deployata in Italia con fondo italiano, ok? E se pensi che, diciamo, in realtà la parte di tecnologia è una commodity, la differenza la fai sulla parte di go to market. Quindi è vero, lato Israele sono bravissimi, no? Sulla tutta la parte di cyber security, hanno uno startup nation basato su quello. È anche vero che hanno deployato 6 billion, okay, in un anno, cioè, quindi è tutto proporzionato. Quindi da una parte la difficoltà, no? E l'opportunità sta nel fatto che noi stiamo partendo adesso, dopo 10 anni, 15 anni di costruzione dell'ecosistema, quindi anche io sono molto positiva da questo punto di vista. E la parte, se vuoi, ma molto diretta, che ti dico francamente, è che se tu sei costantemente in fundraising, perché non hai gli istituzionali che ti supportano, non è che proprio inizi a fare write-off facilmente. Questo, ma non è una questione di imprenditore o perché l'imprenditore ha, diciamo, paura di fallire, no? Perché a volte, anzi, cioè, lo sai anche tu, lo sa anche l'imprenditore, semplicemente la trasformi gli allunghi il periodo di vita cercando di far sì che nel mentre tu riesca a raccogliere dei fondi tali per cui, no, magari riesci a dargli il boost erroneamente. Allora parliamo di uno dei temi, diciamo, caldi in questi ultimi anno e mezzo, soprattutto il trasferimento tecnologico, cioè la grande miniera, diciamo, del nostro paese, no? Quella è considerata la grande miniera inesplorata del nostro paese, soprattutto per tutta una serie di, diciamo, tematiche che riguardano il rapporto con l'università, il tema delle pubblicazioni, sappiamo bene quali sono come sono legate le carriere, diciamo, ai nostri ricercatori e quanto poi, diciamo, questa carriera è legata alle loro pubblicazioni e quanto le pubblicazioni poi vanno a disperdere il valore di un brevetto, il valore di un'idea non è trovato e quindi rendono tutto molto più complesso. Sicuramente i spin-off che sono estremamente farraginosi, le problematiche, diciamo, accademiche, la prospettiva di Corea, che poi è stata, insomma, la prima frontiera, no? Cioè, forse l'idea che ha anche avviato il percorso di Itatec. Come vedi oggi il trasferimento tecnologico, lo chiamerei go to market, rispetto al
formato, idea e mercato all'interno delle università, all'interno di acceleratori come il vostro? Sì, mi ricollego brevemente al tema della qualità, su cui convengo che abbiamo tutti gli ingredienti in Italia, no? Sì, sì. Per provare a giocare una partita di sviluppo, di imprenditorialità innovativa, di nuova generazione, no? Al pari almeno di quella europea. Vero anche che però, ad esempio, negli ecosistemi maturi, no? E parlo del Nord America, ma parlo anche della Germania, le start-up cosiddette che arrivano dalla ricerca, gli spin-off, no? Rappresentano circa il 50% del complessivo, no? Sviluppato dagli ecosistemi. In Italia siamo sotto il 10%. 5,5%. Siamo su una roba di questo tipo. Quindi credo che in realtà... Credo che in realtà ci sia un forte tema invece di aumento della qualità del deal flow investibile in Italia, soprattutto alla luce della mobilitazione strutturale di risorse ulteriori, no? Che per essere moltiplicate, perché abbiamo la possibilità di moltiplicarle, hanno bisogno di intercettare molto di flow e di qualità. E sicuramente i bacini universitari, l'abbiamo sempre detto, non ci torno, no? Infatti dicevo prima, non mi ricordo chi è Roberto, nonostante l'Italia stia disinvestendo nelle università perché l'investimento pubblico è diminuito del 30% anno su anno, continuiamo ad avere dei primati internazionali sulle pubblicazioni. Pubblicazioni significa le referenziazioni che i nostri paper hanno sul circuito internazionale della ricerca, ma anche a livello europeo. Però questo vuol dire disperdere la nostra tecnologia. Sì, però anche a livello europeo, attenzione. Conoscete, diciamo, la logica della tecnologia, dal momento in cui viene pubblicata, non è più brevettabile. Quindi, diciamo, noi abbiamo un problema enorme tra conflitto di interesse tra il ricercatore che però. Però sai, ribadirlo, come dire, qua bisognerà, diciamo, intervenire, lo dico a te perché, diciamo, prima o poi dovremmo intervenire anche su quel tema. Però Renato, condivido allora un altro KPI che toglie l'alibi della non brevettabilità. In Europa la comunità europea assegna a ricercatori eccellenti i cosiddetti ERC grant per sviluppare dei TOC che possano poi avere sostenibilità di business per creare aziende. Bene, noi italiani siamo i secondi in termini di numerosità di ricercatori finanziati dopo la Germania e molti nostri ricercatori prendono questi grant, l'assurdo, e vanno a fare aziende fuori perché non ci sono strutture oggi in Italia che assistano un percorso di trasferimento tecnologico strutturato. Quindi quali sono i problemi del tech transfer dal nostro punto di vista? È un po' quello che abbiamo cercato di indirizzare con la nostra piattaforma di sviluppo imprenditoriale. Certamente c'è un tema nel manico proprio dell'incentivazione alla creazione di impresa dei ricercatori, no? Quindi è verissimo che la progressione di carriera è tipicamente legata al numero di pubblicazioni. La nostra università oggi ha introdotto un ulteriore invece elemento di valutazione che è la creazione di spin-off. Quindi i professori che creano spin-off e creano più brevetti possono avere maggiori progressioni di carriera. Quindi sicuramente l'incentivazione di questa macchina organizzativa è abbastanza forte. I limiti del fare start-up dalla ricerca, Roberto un po' l'ha anticipato, è che sono start-up che non nascono da un bisogno di mercato, no? Non c'è l'imprenditore che ha il problema di business in mano, hai un ricercatore sveglio che ha sviluppato una nuova tecnologia. Cioè prendi il problema dal punto di vista diametralmente opposto, quindi tipicamente va attenzionato il potenziale di business, ma soprattutto la capacità imprenditoriale del ricercatore di portarla sul mercato. Secondo problema è che il gap è proprio la dead valley delle startup deep tech e che sono molto capital intensive sia nella fase TOC, cioè mentre sul digital fare un dimostratore con 10k te la cavi, con 15-20k te la cavi, nell'ambito deep tech, ad esempio Elisa parlava della nostra startup Leap Space, cioè loro per fare il primo dimostratore hanno chiesto €1 milioni e non ce n'era, bisognava dargli €1 milione per giocare a una sfida globale. Questo lo chiamo su questo tema, che è un tema veramente importante per questo paese. Volevo intanto completare la mia risposta alla tua prima domanda. Okay. Il problema di uomo o di gallina? Cioè di... L'offerta alla domanda. Come dicevo, quando sono arrivato alla Tanzania abbiamo sviluppato un ottimo rapporto con Cassa, c'erano i soldi, per Italtech, per altre iniziative, col fondo italiano ci lavorava bene, quindi loro portavano il 50% dei soldi e il FEI portava il resto, il 50%, quindi catalizzava il
denaro europeo, noi mobilizziamo in parte il nostro capitale, in parte con l'Europa, in parte poi della Commissione e altri protagonisti. Adesso il problema era quello dell'offerta, nel senso che la qualità dei fund manager che venivano a Lussemburgo a presentarsi era scarsa. E non si, noi abbiamo certe regole, certe guidelines nell'equity che diciamo essere market, best market practice, magari non lo sono, ma comunque sono lì in termini di alignment of interest, di track record, di compliance e così via. E diciamo che su 10 che si presentavano italiani prendevi uno e poi io andavo in giro a dire perché purtroppo gli altri 9 non hanno le caratteristiche requisite. Quindi poco per volta la qualità è leggermente migliorata e adesso le cose vanno meglio, adesso ci troviamo nel suo posto. Il denaro pubblico qui è sparito, è da 9 mesi che il mercato è fermo. Quindi io non posso, paese non possiamo, che passa sotto lezioni ogni anno, cioè non possiamo che dare soldi se non c'è un corrispondente, un match. Deve essere poi per il trasferimento tecnologico. Credo che abbiamo giustamente con Cassa individuato il trasferimento tecnologico come probabilmente il market gap maggiore in Italia. In Italia sono centri di ricerca eccellenti a livello universitario anche al di fuori, in cui il professore non ha, il ricercatore, alcun interesse a commercializzare la cosa. Mi ricordo nel 2014 feci un giro dell'università, che è la scuola Sant'Anna, la Politecnica di Milano, la Lega di Torino, quasi mi ridevano in faccia. Cos'è il tech transfer? Cosa mi viene a raccontare? Io sto bene così, vivo bene il mio orticello, vai a fare. E così. Quindi noi saremo ben preparati a fare un Itatecno numero 2. C'è solo il problema che ci siano i soldi da parte italiana. Se non ci sono, però voglio anche dire alcune cose, cioè, ci sono anche altri luoghi. Sono stato a Monaco di Baviera 2 giorni, 3-4 mesi fa, al mattino ho firmato con l'Istituto di Ricerca Fraunhofer, che è una cosa enorme, che copre tutta la Germania, sono 11.000 ricercatori. Questo è un modello che noi 60 milioni, contentissimi, loro hanno messo altrettanto. Il giorno dopo, con il family office della BMW, quindi il Susan Patten, e il family office Getty, abbiamo non firmato, è stato firmato prima, Finance for Industrial Innovation. E questi cosa succede? BMW, come il family office di Susan Patten, mette 50 euro di grant a un POC, noi ne mettiamo altri 50 euro. Generalmente la forma è qualche forma di prestito subordinato, lungo termine, convertibile. Questi poi finanziano questi spin-off e le cose vanno avanti molto bene. È un modello che è facilmente replicabile. Adesso cerchiamo in Svezia e in Danimarca di replicarlo con altri grossi family office. Purtroppo qui a Torino abbiamo fatto una fondazione molto famosa, un evento di questo tipo, però la famiglia ha deciso di non entrare. Però voglio dire, in Italia ci sono tante altre famiglie ben ricche. Che sono... Sta dicendo una cosa, diciamo, ovvia, che poi la cultura, diciamo, che hai Roberto, diciamo, scritto dal suo piano imprenditoriale, c'è cioè il suo finanziario, cioè l'assenza di cultura. Volendo altri, al di là del denaro pubblico ci vuole un'altra potenzialità, ma qui manca la volontà di farlo. Sì, c'era un attimo Jonathan. Io volevo dire che sto sentendo molto il tema della, diciamo, assenza dei capitali e non entro. Io, vedendolo da fuori, l'impressione che uno dei grandi problemi sia la questione dell'attitudine. Anche sul deep tech, domani sera, se non avete niente da fare, vi consiglio di guardare.
sonda israeliana, se tutto va bene, atterra sulla Luna. È un progetto privato. Sono privato. Sono privati, è un NGO, è una startup. Chi è andato a registrare di partire? Ragazzi, è una startup. Ma il TAR non li ha bloccati. Sono due ragazzi che si sono guardati in faccia e hanno detto: mandiamo una sonda sulla Luna. Allora, guardano a delle cose alla che meta. Stanno. Guardano così, alla meta. Alla meta. La maggior parte delle cose che io vedo in Israele, anche quelle dove decido di non investire, mi fanno generalmente fare un salto sulla sedia per la Futsparta. Allora, se non mi piace. No, assolutamente no. È al contrario. Noi abbiamo investito in una startup che ha reinventato il link. Okay, la prima volta che ce l'hanno detto, tu esci, torni da pranzo, ti siedi, ti arrivano due ragazze e dicono: noi avremmo reinventato il link. E tu vuoi cosa? Però dopo che noi ci abbiamo investito, IBM se l'è presa dentro Alfa, adesso le stanno portando in giro, ci attaccano il loro motore di intelligenza artificiale, la roba gira. Sulla ricerca spaziale abbiamo visto una startup che ci dice: c'è un problema di accuratezza del GPS. Come è stato risolto? Galileo ha messo in orbita billions di satelliti. Questi veramente noi avremmo scritto qualche linea di codice che migliora il GPS, non c'è bisogno di cambiare il satellite. Allora, in questo senso dico, è una questione di attimo. In Israele una delle cose che c'è è la consapevolezza che a volte si possono fare grandi cose con delle risorse zero, mille. Volevo aggiungere anche a margine di quello che diceva prima Pierluigi, sì, ci stiamo concentrando sui punti, diciamo, deboli, però analizzando quelle che sono le componenti di un, diciamo, ecosistema maturo, è vero che va segnalata l'assenza di una serie di player. Il corporate venture, che non è essenziale soltanto in quanto quanti soldi mette sul tema o meno, ma è essenziale perché fa girare la ruota, esatto. E perché introduce elementi di fattualità, concretezza, delivery, mercato e così via. È storicamente un grande assente nel mercato italiano. La media europea del contributo totale di fondo per di funding per innovation è intorno al 30%. In Italia siamo molto lontani, siamo sotto il 5%, quindi le poche grandi corporate che sono rimaste, le poche grandi famiglie che sono rimaste, sono assenti da questo mercato. Questo è un tema che noi scontiamo, e lo scontiamo moltissimo nel go to market e in parte anche nel contributo in termini di funding. Questo è un pezzo. L'altro pezzo che manca è il pezzo, quello classico dai RISA Act, cioè le casse, i fondi, le casse di previdenza e i fondi pensione. Il contributo di questo mondo, sempre guardando la media europea, non sto parlando di Israele perché poi cambia tutti, se tu fai EU e Israel poi non ci capisci più niente perché cambiano le metriche, no? Quindi EU senza Israel, 30% corporate venture, e per quanto riguarda il contributo appunto previdenza, pensione, 6,1 su scala europea, 0,2 su scala italiana, quindi ci sono ampi margini di miglioramento. Questo significa che strutturalmente questo è un mercato sottocapitalizzato, dove sono molto sottovalutate le start-up e dove Mobileye fa una billion, una unicorn, mentre Bislab, come sai, l'abbiamo venduta per 25 milioni a una quotata di seconda linea del Nasdaq. Quindi tra i 25 milioni di Bislab e il billion o l'unicorn di Mobileye c'è tutta la distanza operativa che ha portato anche alle misure di cui abbiamo parlato all'inizio. Le misure di cui abbiamo parlato all'inizio, per riassumere, sono: